La parola bugia in tutte le sue declinazioni è stata la più utilizzata durante le 5 ore di consiglio comunale che hanno visto protagonista la relazione biennale del sindaco Giovanni Ruvolo riguardante il suo operato. 40 pagine lette tutte d'un fiato con un paio di pause, una sorta di wish list tra ciò che è stato fatto, ciò che ci si augura accadrà, dall'edilizia pubblica ai piani di recupero della città, al verde pubblico e soprattutto tanto si è parlato di rifiuti. Ma la parte finale è stata quella a braccio in cui il sindaco ha fatto una sorta di outing, un mea culpa al quale l'aula consiliare aveva già assistito durante le votazioni del bilancio scorso. Ha detto: in questi 2 anni ho peccato di inesperienza e di ansia da prestazione pur lavorando 24 ore su 24, ma ha anche aggiunto di aver scontato alcune colpe degli altri in un momento in cui i bilanci dei comuni diventano sempre più asfittici. Ci dobbiamo credere per prima noi politici, ha ribadito, se no tutto va in malora. Un appello rivolto all'opposizione, appello che considerato il proseguo della seduta non è stato accolto. Ci sono persone che sanno andare oltre le ideologie sedute tra i banchi dell'opposizione, ha ribadito, e che sanno andare oltre i particolarismi. Io punto alla condivisione, alla sussidiarietà. E per tutta risposta alla fine di tutti gli interventi dell'opposizione, per bocca di Valeria Laimo è stata presentata la mozione di sfiducia da mettere all'ordine del giorno con 16 firme, ovvero quelle di tutta l'opposizione, ma anche quella della consigliera Adriana Ricotta, che sarebbe la 17ª, che da poco ha dichiarato di non appoggiare più l'amministrazione, che sarebbe anche disposta a dimettersi, ma questa è un'altra storia. E dopo la presentazione i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l'aula chiedendo la conta del numero legale. Ed il gioco è stato presto fatto, troppo pochi consiglieri di maggioranza rimasti, ovvero 6, in tutto il numero legale per proseguire è venuto a mancare. Dunque, il presidente pro tempore Salvatore Licata ha annunciato la chiusura della seduta. I consiglieri di minoranza sono usciti applauditi da Giada Ambra del Polo Civico, che aveva già pronto l'intervento per il suo gruppo di maggioranza. Unico a prendere la parola infatti della maggioranza prima del gioco d'aula dell'opposizione è stato Angelo Scalia del Partito Democratico, che ha invitato i colleghi a non leggere il singolo rigolo della relazione ma a comprendere il progetto del sindaco nella sua complessità. Ma la vera Santa Barbara ha preso il via con l'intervento duro di Guido del Popolo, dei moderati, da poco transitato in opposizione, al quale il sindaco aveva rimproverato in uno stralcio finale del suo intervento di essere stato poco presente alle riunioni di maggioranza. Lei sindaco mente sapendo di mentire, ha detto, e lei ha detto un uragano di bugie, voi dell'alleanza avete tramato alle spalle dei nuovi gruppi di ex maggioranza ed ha annunciato importanti rivelazioni nei prossimi consigli. Ha continuato dicendo: noi la manderemo a casa e prima denunceremo in consiglio le vostre spartizioni politiche. Mentre Antonio Favata, capogruppo del gruppo misto, si è rivolto al vice sindaco Vito Margherita, suo ex collega in consiglio durante la scorsa legislatura, e ha chiesto se si era dimezzato lo stipendio, come suggeriva alle altre amministrazioni quando sedeva sul suo scranno. È stato Salvatore Licata a smembrare in un lungo ed articolato intervento la relazione del sindaco. Si è concentrato sui finanziamenti arrivati, tutti statali, ha detto, nessuno conquistato con il lavoro dell'amministrazione. Un intervento chirurgico, 2 anni bruciati, così ha concluso. E prima di concludere ha palesato dinanzi ad un sindaco attento e silenzioso la sua lettura delle cose. Il distacco dal rapporto con la città e l'inutilità del rimpasto. E la dimostrazione ne è la plasticità di questo consiglio, ha detto. E con perfetta arte retorica si è girato indicando gli affollati banchi dell'opposizione e quelli quasi deserti della maggioranza. Una cavalcata di 45 minuti per Gianluca Bruzzaniti, che ha concentrato la sua attenzione soprattutto sulle scelte culturali. Caltanissetta è ridotta come Beirut, però il teatro è il nostro fiore all'occhiello. Ha sollecitato inoltre, per usare una metafora, il sindaco sulle scelte, di fare scelte più oculate rispetto alla disponibilità economica dell'ente e alle fasce di povertà della città. Non è mancato il passaggio sul campo di borsa del quartiere Angeli, che è comunque ritornato in molti interventi. Ha inoltre detto: questa è un'amministrazione debole con i forti e forte con i deboli. Un intervento più maturo, quello del consigliere Bruzzaniti, tra i più maturi che ha fatto durante questa legislatura. Con la benevolenza del buon padre di famiglia, Giovanni Magri dei 5 Stelle, ha parlato del bilancio che dovrà passare a breve tra le mani del civico consesso e ha detto: sindaco, noi il bilancio glielo votiamo, ma lei ci deve dare la sua parola che poi si dimette. Il suo tempo è scaduto. Ma la frase che racconta più di 1000 parole, che probabilmente resterà il leitmotiv di questa opposizione, è stata pronunziata da Alessandro Maira. Il sogno di un sindaco è diventato l'incubo di questa città. L'opposizione
l'opposizione non ha lasciato spazio a nessuna replica perché ha abbandonato l'aula, dunque non sapremo mai cosa avrebbe risposto il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo.